Possiamo parlare della porcellana, perché noi facciamo porcellana soprattutto, senza trascurare gli altri impasti, ma il nostro obiettivo è quello della porcellana. E la porcellana è il principe della famiglia come impasto della famiglia ceramica. Naturalmente, è un impasto che richiede una lavorazione estremamente accurata. Ogni errore purtroppo lo si paga sempre e quindi la scrupolosità e la manualità e la professionalità è indispensabile per ottenere un buon prodotto. La progettazione è la prima fase per la realizzazione di un manufatto in ceramica, è una fase molto importante. Durante la progettazione bisogna tener conto della natura del materiale e del fatto che in essiccamento e in cottura i materiali ceramici, in particolare la porcellana, subiscono notevoli variazioni di dimensioni. L'impasto di porcellana tenera ha un ritiro che va dal 12 al 18%. Quindi il progettista deve realizzare, oltre al disegno del cotto del manufatto finito, anche il disegno del crudo. Quindi in effetti deve effettuare le cosiddette maggiorazioni per tirare fuori il foglio di lavorazione. Durante la progettazione vengono anche progettati gli stampi che poi serviranno per avere un certo numero di oggetti con le stesse caratteristiche. Dopo la progettazione si passa alla realizzazione dei modelli. I modelli vengono realizzati generalmente in gesso o in argilla. La scelta dei due materiali dipende dalla facilità con cui possono essere lavorati e dai costi che sono molto contenuti. In realtà un modello potrebbe essere fatto di qualsiasi materiale, ma nelle aziende ceramiche i due materiali principali sono l'argilla e il gesso. I solidi, gli oggetti che vengono fuori da solidi di rotazione, vengono generalmente realizzati su tornio, mentre gli oggetti che non possono essere realizzati al tornio vengono modellati a mano. Mi chiamo Del Giudice Armando, sono un tecnico di laboratorio in questo istituto e sto facendo adesso un po' di foggiatura, foggiatura plastica. Sto facendo un tracerto a rosa. La porcellana viene normalmente suddivisa in porcellana tenera e porcellana dura. La porcellana per uso artistico è essenzialmente una porcellana tenera e la stessa porcellana tenera viene suddivisa normalmente in biscuit e porcellana lucida. La differenza sostanziale sta nel fatto che il biscuit è porcellana senza alcun rivestimento vetroso, mentre la porcellana lucida è rivestita da quella che viene chiamata in gergo ceramico coperta per porcellana. La coperta per porcellana non è altro che un vetro che
che ricopre il manufatto ed è costituito essenzialmente degli stessi componenti dell'impasto di porcellana, solo che la componente fondente vetrosa ha prevalenza rispetto al caolino. Per cui anche nelle coperte troveremo caolino, feldspato e quarzo, che sono i tre componenti fondamentali anche della porcellana. Una delle difficoltà di questo impasto è, a parte tutta la lavorazione, ma in particolar modo la cottura. La cottura è sempre una cosa affascinante, in quanto è quella che ti va a determinare la qualità di tutto il lavoro svolto. Quindi la sfida con il fuoco, il controllo della temperatura è sempre una cosa che relativamente, diciamo, controllabile, a parte le nuove tecnologie, quindi tutto un sistema informatico che ti può dare certi parametri di cottura, alla fine si va a vedere sempre il risultato, se è quello buono, altrimenti si rifà da capo. Dopo che il pezzo esce dal forno, si passa a un'altra fase, la fase della decorazione.